Salve a tutti ragazzi, bentornati qui su Relax con Signalis, come cazzo si dice. Allora, qui abbiamo un sacco di roba che secondo me potremmo pure mettere via, perché non abbiamo più spazio per nulla. Ora vediamo cosa possiamo spostare. Non lo so perché repair patch. Allora, mettiamo porca puttana. Allora, questo qua normale ce lo riprendiamo, lo spray più lo lasciamo, dai. Così facciamo un pochino di spazio se dobbiamo prendere cosine varie. Ok, io adesso non mi ricordo bene che cazzo devo fare perché sono un paio di giorni che non gioco. No, io sono qui. Quindi uscendo da qui e proseguendo verso il basso dovrei riuscire ad arrivare. Ok, questo l'avevo visto. Cazzo, sono due. Merda. E io non ho colpi. Non ho colpi. Porca vacca. Però non so dove prendermi i colpi di questa qui. Non è che nel cesso ci trovo qualcosa, no? Questo cesso è chiuso. No, ma qui già avevo controllato. C'erano pure le munizioni nel cesso. Il problema è che io ho due stun salcazzi e devo pure essere molto esatto nel fare queste azioni. Ok, calmi. Ok, adesso però io sono completamente fottuto. Non ho più armi per difendermi. Dicevamo, devo arrivare giù. Sì, e poi tutto a sinistra. Però dobbiamo pregare di non trovare dei cacacazzi, perché altrimenti l'unica cosa che possiamo fare è aggirarli. Il che non credo sia troppo complicato. Insomma, allora ho bisogno di una chiave da amministratore. Mi sto per perdere, ragazzi, perché mi sto per perdere alla grande. Non so dove prenderla questa Administrator's Key. La porta è chiusa. Cazzo, qua mi sono finito tutto. Interrogation. No, io ho esplorato molto bene queste stanze. Se c'è un problema da queste parti qui, di sicuro elevator control.
Allora, vediamo, beh, ho esplorato più o meno tutto. Porte chiuse sono chiuse, porte aperte sono aperte. Non c'è molto altro da fare qui, eh. E qua non se ne parla di andare. Allora dobbiamo tornare proprio indietro, indietro, indietro. Cesso, anzi, docce, che cazzo è questo? Allora, l'ascensore qua non funziona, ma non è detto che... Qui potrebbe esserci la chiave di volta. Protector Identification Card. Non ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo. Scusa, ma qui c'è un piano che non ha un nome? Vabbè, l'ascensore non si muoverà. Possiamo andare, mi sa, ragazzi. Porca troia. FD? Fuck. E qui siamo chiusi. Raga, non so dove cazzo andare. Veramente, non ne ho la più pallida idea. Proviamo ad andare qui. Da questa parte. No, qua ci sono stato, mi ricordo che ci sono stato pure parecchio tempo cercando di trovare qualcosina di utile. Mensa. Qua 7. Purtroppo non possiamo fare nulla con l'ascensore. Allora, l'unica cosa che ci resta da fare è tornare un attimo qui. E questa è l'infermeria. Vediamo, com'è... Forse dobbiamo guardare gli oggetti che abbiamo. Questa la dovrei aprire. Dovrei aprire questa roba. C'era ok, queste le ho lette. Non è che qualcuno tra questi, no, le avevamo lette. Interrogatori, morti. Superarmi della nostra nazione nella battaglia contro l'impero. Falk Units.
Ok, vabbè, questo è il manuale operativo dell'elettroimpulso. Almeno un lavoratore deve essere a conoscenza del codice. Aspettate, aspettate. Io ho un nuovo oggetto. Ho un nuovo oggetto. Ok. Queste frequenze non è che mi possono dare una mano in qualche modo. Cosa? 2, 0, 4, 5, 1, 2. 204, 512 non può essere il codice. E infatti no. Però mi è arrivata una roba. Boh, non so come usare la radio, raga. Non ho proprio la più pallida idea. Cioè, questa meccanica mi è proprio sconosciuta. Novantadue, settantotto, uno. È questo? Due, tre, zero, due. È questo? Porca puttana. Non so dove cazzo prenderlo, sto codice. Zè. 6, 1, 8, 4. 6, 1, 8, 4, 0. No, ma credo siano 6 cifre. E infatti non funziona. Spegniamo sta radio, va? Allora, vediamo un po'. Tutti gli interrogatori che sono stati fatti per sgamare chi avesse
il codice delle frequenze per il protector wall. Questi sono stati tutti interrogati. Quelli interrogati sono questi. Illegal use of radio. Ce ne sono due. Cioè, Michela Wong e Wolfgang Wong. Entrambi, quindi immagino due fratelli. Io credo di essermi perso qualcosa sull'utilizzo della radio. Credo. Questa era la scatola magica lì. A questo punto mi sa che non ci resta che aprire l'inventario e vedere un po'. Non posso usarla. Vuoi vedere che devo raggiungere il tizio qua dentro? Ma non so come. Cambia qualcosa se io vado in un'altra stanza? Dati. 7 2 3 0 2. Che cazzo ci devo fare con questi numeri? Ah, 7 2. Ah, 1 5 3. Non lo so, ragazzi, non so cosa cazzo farmene di questa roba. Mi sono letteralmente bloccato. Mo non so dove cazzo devo andare, questo è sicuro. No, vabbè, questo è lore. Mi ricordo. Cazzo. Ma io da dove minchia ero arrivato? Mi sa che ero arrivato da un condotto, da un buco nel muro e adesso non riesco a risalire.
Va bene. Ho problemi più grandi, perciò stai qua a grattarti i coglioni. Il comandante si è ammalato e chiunque altro si è ammalato. Sono sicuro che l'amministrator ne sappia di più, ma chissà dov'è. Lo so io dov'è, è nel cesso, chiuso. Quindi non uscirò. Aspetterò qui per nuovi ordini. Prima di allora non correrò alcun rischio. Non uscirò. Ok. Allora, sull'amministratore. L'avevo letto questo, mi sa. Visti gli eventi recenti, alcuni tecnici di sicurezza... Vabbè, sì, l'avevo letto. Vabbè, qua ci dicono i codici di quelli che devono fare doppio turno. L'amministratore si... l'unità amministratore si sta comportando in modo più strano che il solito. Bello che non ho neanche, sai, degli oggetti da... Non so che cazzo fare, ragazzi. Veramente non so che cazzo fare. Mi serve la fottuta chiave da amministratore. E io sono abbastanza sicuro che l'amministratore sia chiuso nel cesso. Inoltre, nell'ufficio c'è quella roba lì, di cui non conosco la combinazione. A questo punto, anche se può essere una rottura di coglioni, io vi dico... Questi sono canali. Sono canali. Non so che cazzo possano servire. Però Moon, Sun, Scales, Rook, Tree e Sword. Ok, questo è il manuale della radio. Ok, questo robo che è installato sotto il mio orecchio sinistro. Ok, sì, so come si apre, so come si accende. Quando il ricevitore è on, l'indicatore di frequenza si illuminerà di rosso e lo spettrogramma inizia a muoversi.
È tutto qua. È tutto qua. Non c'è molto altro. Ho perso il segnale. Otto, zero, sei, quattro, sette, otto, zero, immagino. Beh, allora proviamo ad andare nella stanza di prima e vediamo se riusciamo in quella stanza a ricevere qualcosa. Non mi viene in mente altro, veramente. Devo andare al piano di sopra di qua. Ci si può arrivare da due parti, però. Vabbè, andiamo da questo lato. Sta cazzo di administrator key. Per fortuna penso che di cattivoni non ce ne siano più. Eccoci qua. Così. E questa dovrebbe essere la stanza. No, questa è la stanza qualcosa. Quella lì è la stanza con il salvataggio. Quindi è questa. Oh. Perfetto. Sei, quattro, sette, otto, zero. Sette, due, uno, cinque, tre, ma raga, non posso andare a caso. Vedi, cioè non saprò mai qual è la frequenza da cui devo prendere. Vediamo un po', non c'è scritto nulla su sta roba. No, non ci sono indizi di nessun tipo. Seems to be the insignia of the safe manufacturer. Ok, quindi non ce ne frega niente. Mi sono bloccato, ragazzi. Non so che cazzo fare. Non ho la più pallida idea. Allora, io sono sicuro che qua dentro c'è l'amministratore. Pochi cazzi, sono convinto che qui ci sia l'amministratore. Non so come farlo uscire, però. Questo coso qui non ha nulla di particolare, nulla,
Non ho oggetti di sorta. L'unica cosa che mi viene in mente è che magari ho lasciato un oggetto importante qua dentro. Cioè, questa foto mi può servire a qualcosa? Credo, cioè. Non la posso usare qui. Ispezione. C'è scritto qualcosa dietro. Qualcosa che è totalmente illeggibile, però. Non riusciamo a leggerlo. Boh, vattene a pesca. Vattene a pesca. Ma perché in cucina adesso si è alzato sto tizio? How? Merda. Ma c'era mai stato in mensa? No. Oh sì. Non si vede un cazzo, questo è assodato. Sì che c'ero stato qui. Strano, prima sono stato da queste parti, ma non sono passato per la mensa. Puttana. Vabbè, qui. Questo continua a perdersi, ok, questo l'avevamo letto, del tizio che continua a perdersi. Come si fa a evitare gli attacchi di sta merda? Che palle, qua non si va. Ma questa che stanza è? È isolamento. Ci curiamo un attimo, scusate, eh.